volte lasciano un segno indelebile. Tu, dentro la persona sì, che ha sparato, dentro di lei. Dentro di me. E io penso e sto male quando vedo queste cose, perché so cosa sta provando lui adesso e cosa sto provando, cosa ho provato io, che tutta la solidarietà del mondo che ho avuto. Graziano Stacchio nel suo paese è un eroe. Quando ha visto 5 banditi armati di mitra assaltare la gioielleria vicino al suo distributore, minacciando la giovane commessa, ha preso il fucile da caccia ed è andato a difendere la ragazza. E quando la persona perde la vita, è chiaro che tu stai male, e stai male quando senti che viene aggredito, che viene aggredito un anziano. Stai male di tutta questa violenza gratuita che si sta dimostrando adesso. Oderzo, 30 km da Treviso, un imprenditore 48enne, Sandro Magro, sente i ladri che fanno irruzione nella casa di una vicina. L'imprenditore esce col suo fucile e pallettoni e mette in fuga i banditi. Quando vai a letto la sera, tu pensi al rumore, alla porta che ti aprono, che possano entrare in casa, sì, e ormai è diventata una cosa normale. Il popolo della rete lo ha difeso con migliaia di "io sto con Stacchio". Siamo venuti fuori subito con fucili a pompa, 8 colpi, 2 colpi, pistola, e qua abbiamo sparato. Spero che abbiano sentito che zona è questa. Reagire per avere salva la vita. Noli, nel torinese, quando un pensionato di 79 anni che sta dormendo tranquillo nel suo letto viene svegliato da 3 ladri che lo minacciano con un'ascia, lui appunto reagisce. Reazione che ti viene forse spontanea, in quel momento lì, dalla vita alla morte. In quel momento puoi avere delle reazioni. Lucera, 2 braccianti agricoli sparano ai ladri sorpresi nel loro podere. Uno di loro muore, un altro viene ferito. Caravaggio, nel Bergamasco, è il novembre del 2012, un commerciante di 52 anni uccide un ladro entrato nel suo negozio, tutto il paese si schiera con lui. Può essere l'esasperazione, la paura, può essere tutto. È stato invece condannato a 6 anni di reclusione Antonio Monella di Arzago, sempre nel Bergamasco, per aver reagito a una rapina e ucciso un malvivente. Da 11 mesi il figlio va a trovarlo in carcere. Mio papà non sta bene, perché è molto difficile stare in carcere in una situazione estranea a lui, in quanto è una persona normalissima che non ha cercato niente di quello che è accaduto.